Eccoci per un nuovo aggiornamento, siamo qui al di fuori dell'ospedale Sant'Eugenio. Volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno effettuato una donazione, grazie, abbiamo superato i 9.000 euro, e comincia ad essere una cifra importante, però ancora siamo lontani dall'obiettivo che ci siamo prefissati, che è quello di 25.000 euro. Perché questo obiettivo così ambizioso? Questo obiettivo perché, oltre ad avere necessità di tutti quelli che sono i dispositivi di protezione che voi ormai conoscete, che sono quelli che vengono utilizzati per coprire il capo, il volto e il corpo degli operatori, nonché anche dispositivi che servono per i pazienti stessi per non contaminare il resto dell'ambiente, oppure pazienti che logicamente non sono Covid per non essere contaminati a loro volta. Oltre alla necessità di questi dispositivi che vanno cambiati ogni volta che c'è un contatto logicamente con un paziente Covid, quindi sono dispositivi sostanzialmente che non possono essere riciclati ma che vanno cambiati ogni volta in una zona filtro, vanno tolti in una zona filtro onde evitare di infettare logicamente altre zone dell'ospedale, però il nostro obiettivo è così importante perché c'è la necessità di acquisire una barella ad alto biocontenimento. Sono delle barelle speciali che servono per trasferire i pazienti da un reparto all'altro senza contaminare logicamente l'ambiente e le persone che sono presenti nell'ambiente stesso. Sono delle barelle costose, delle barelle che richiedono dei filtri che vanno cambiati ogni volta e quindi per questo il nostro obiettivo è un obiettivo importante. Noi vi chiediamo ancora di diffondere questa campagna, di cercare di avere una risposta da parte di tutte le persone, perché questo logicamente riguarda tutti quanti noi. E nel frattempo vi ringrazio ancora per le donazioni effettuate e ci vedremo per ulteriori aggiornamenti. Grazie.